thank you Cari telespettatori di Telegarda, ben ritrovati anche per questo quarto nostro incontro. Eh, voi vedete innanzitutto che questa sera non ho né macchina da scrivere, né foli né penne, ma ho questo po, po' di attrezzature da montagna che mi servono ad introdurre un personaggio che mi, e, mi sarà di mio aiuto in questo quarto incontro sul dialetto. Naturalmente, il personaggio ve lo presento dopo. Ritorno alle lezioni precedenti per i ritardatari e per coloro che sono stati un po' distratti, per ricordare che nel primo nostro incontro ho parlato dell'accento tonico, cioè dell'accento della voce. Ho fatto gli esempi di licornia, edile, salubre, utensile. Nel secondo incontro ho parlato di accento fonico, cioè dell'accento aperto e chiuso delle vocali e ed o. Ho presentato le parole stele, stele sposa, sposa. Dopodiché la lezione un pochettino più complicata è stata la terza che mi è servita per parlare dell'elisione, o meglio dell'uso dell'apostrofo. E qui vi ho fatto degli esempi pratici, cioè dello scontro che avviene fra due vocali per cui una ad un certo punto deve cadere e al suo posto si mette l'apostrofo. Detto questo, adesso voglio vedere se vi siete impegnati sul compitino che vi ho dato la volta scorsa e vi ho presentato tre parole che sono polinaire, ecco vedete l'accento tonico ma anche l'accento fonico perché è polinaire con l'accento aperto, gombet, vedete l'accento tonico cade sulla O e in questo caso l'accento fonico è chiuso, gombet, non gombet, e poi ankoi, l'accento tonico cade sulla O e in questo caso l'accento fonico è aperto. Sono tre parole dialettali, adesso ve ne spiego il significato, spero che chi non conosceva queste parole si sia dato da fare per cercarne il significato. Allora, poliner è semplicemente il pollaio. Il gombet, olio de gombet si dice, l'olio di gomito, quindi il gombet è il gomito. Ancoi vuol dire oggi, la giornata odierna. Detto questo, quindi sperando che abbiate fatto i bravi studenti Adesso voglio dire subito che il personaggio che introduco oggi è un personaggio molto conosciuto qui ad Arco perché, al di là del suo impegno in varie associazioni, la SAT, il Coro Castel, nel comitato Olivaia che si impegna per la difesa dell'ambiente, è un grande amante della montagna. Voi vedete qui un po' della sua attrezzatura che se ne prendo qualsiasi elemento eh, parla di tanta storia delle sue. Eh, vicissitudini, le sue esperienze montagne basse alte altissime perché invito questo personaggio che poi andrò a presentarvi? Perché lui nella sua variegata esperienza eh, dimostra anche una grande passione per la poesia dialettale, siccome questa trasmissione appunto, ha per oggetto il dialetto mi sembrava opportuno invitare persone come lui a parlare delle loro esperienze con il dialetto, quindi da questa sera e poi per altre avremo ospite appunto questo personaggio che ci leggerà alcune poesie. Queste poesie mi serviranno per meglio spiegare ancora la forma dialettale nelle sue varie appunto eh, diversità. Bene. Detto questo, allora io passerei subito ad invitarlo. Ecco qua che arriva ed è Gilberto Galvani. Ciao, ciao Gilberto. Ciao. Eh, che adesso mi dice, innanzitutto, perché la poesia dialettale è entrata di prepotenza nella tua vita. Mm, bella domanda. Ma mi penso che, però, adesso le, meglio, par di le meglio parlare in dialetto. Benissimo, perché è una trasmissione sul dialetto eh. possiamo entrare direttamente Allora, io ho cominciato a scrivere, a mettere in i me miei pensieri tantissimi anni fa. Mm. Bisogna dire che forse, forse le prime le ho fatte proprio ai tempi, ai tempi della scuola. E Se ancora eh, mi ritrovo a buttarzò i miei pensieri. Con successo diciamo. No, con successo questo qui non sta a mi dirlo. È apprezzato. A dirlo, no. è apprezzato. Non a dirlo, no. Ma però devo dire, che in tutta franchezza, in tutta onestà, devo dire un grazie al al, Tullio, al professor Tullio Malfer. Il quale è chiaramente professore di italiano che dopo lo diventa preside esatto. alle, alle, alle medie, ma a quel tempo te parli del 1957, quindi eh, sì, 56, 57, 58. Qualche anno fa, insomma. Eh, L'altro ieri. Qualche anno fa eh, il, il Tullio, che era appunto il nostro, era nos insegnante di italiano, noi eravamo una classe abbastanza turbolente, la, la, la prima B. Eh, e ti dirò che volà a quel periodo anche qual, qualche bel sette di condotta e ti te sai cosa vuol dire e fra quei qualche sette di condotta che era anche Gilberto purtroppo è mai servito però no? diseria di che eh. le di sta una lezione però pur essendo una classe turbolenta quando che professor Malfer e ne porteva nel mondo della poesia questo se chiama il eh, Leopardi, questo se chiama Giovanni Pascoli, questo se ciame il D'Annunzio, questo se ciame eh, l'Odissea, lo stesso Dante, eh, o, o l'Odissea stesso, lui aveva modo di esporre la cosa, di parlare che era silenzio che era silenzio. Quindi questa classe turbolenta quando parlava il Tullio Tenentele. era ecco, Tan per dirte quindi la scintilla possiamo dire che è scattata lì, certo. E poi da lì certo. è iniziata questa tua passione che si è concretizzata sì, in tanti iscritti. L'ho messa su bigliettini di gente che dopo via via io persi per strada. Peccato, è peccato, veramente peccato perché magari quei là erano proprio gli albori, ma che mi ha dato il là, poi là definitivo mi trovavo al Ministero dell'Industria negli anni 70, che era ancora Ministro Don H. E, e lì dopo ore che si parlava, si parlava, si parlava, mi sono trovato a mettere zone nero su bianco, proprio la mettenzione che avevo dentro, che avevo voglia di libertà, e in quel momento ho visto un gabbiano che voleva fuori dalla finestra del Ministero dell'Industria, che si staglieva proprio nell'azzurro, ecco, ho visto un gabbiano azzurro eh, volare nel cielo. Eh, ho voglia di rompere le catene, cioè le stan, qualcosa che mi è venuto fuori eh, è grida, eh, di gridare la mia voglia di libertà, e lì ero costretto, lì ero costretto dalle ciacere, dai problemi, da, da, e lì dopo, da quel bigliettino lì, Sir, non gli ho più buttato via. Te sei fino eh, sono arrivati al 2015. Ecco, allora, questa sera cos'è che devo ai presentarmi? Stasera ti presento una poesia, ti dico una poesia, il perché, il perché. E scrivo poesie le, la poesia è in sé stesso la poesia le, 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 le è in, in liberare quel che c'è dentro perché ognuno di noi che ha dentro sentimenti che ha dentro storie che ha dentro eh, passione e nel momento in cui te te le tiri fuori te esterni quel che hai dentro i sentimenti stessi dicevo sta poesia chi che che voi eh, regalarte eh, o regalarve, è proprio il fatto che nel momento in cui sono Ma a, a dire Gilberto vai su con un po' di poesie tue su un del rifugio, ben volentiera, era un'occasione di stare in amicizia, il rifugio stesso, l'ambiente, la luna, chi più ne ha, più ne metta. Ed è sicuro sì, well, che mi esternevo uh, queste cose, and, and, insomma, che era delle persone che rideva, che mi tollava o che to non... Sì, che le metto le in giro, disente il char e questo mi ha dato un fastidio, ma fa male, ma fa male. E quando sono a casa, questa è la, quella che è venuta fuori. Va bene, allora cari telespettatori, adesso il nostro Gilberto ci presenta sua, questi suoi versi proprio intitolati Poesia. Poesia. Le. Le libertà ai miei pensieri. Pensieri come farfale. Le le disperazioni, ombre dell'anima. Lucciole nella notte scura. Le il cor che spera che canta, voglia de luce, de vita, d'amor. Le sentimenti linsoi bianchi. Destendui al sol. Bene, abbiamo sentito allora, anzi, aven sentì, allora entriamo nel dialetto, parlo anch'io dialetto, aven sentì i versi del Gilberto, no? Eh, adesso vorrei domandargli se ha qualcosa da dire a conclusione su, su questa poesia, su testo. questi versi, su questi versi, chi se te ha qualcosa da dire, perché hai delle immagini molto belle, particolari, no? Certo, certo. Dicevo eh, prima che eh, la, la poesia in se stesso, le, ehm, le sentimenti, te, 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 te esterni quel che te hai dentro, che, per esempio, le libertà i miei pensieri, pensieri come farfalle, ecco. Il quadro, il, il te lo dice già le parole stesse, le libertà i miei pensieri, pensieri come farfalle. Cioè nel contesto di questo marasma, di questa società, che la te costringe, la te, la te obbliga a correre, la te obbliga a essere schiavo dell'orologio. Ecco, la poesia la ti aiuta a liberarti anche da questo... Il volo della farfalla, da questo punto di vista, è proprio l'idea della libertà, della no? Della libertà, sì. Tra l'altro un volo a volte molto irregolare, no? Certo, e certo, quindi... certo. Proprio la libertà, libertà in me pensieri, penseri come farfalle. La poesia la può essere questo. Anzi, per me l'è questo. E poi... Chi nel secondo, nel secondo, nella seconda strofa, dico eh, le, dis, le disperazioni, ombre dell'anima, lucciole nella notte scura. L è chiaro che nel momento in cui è esterno, non esterno solamente felicità, perché nella vita dell'uomo, nella vita che tutto, Poi savent tutti che la vita la, 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 ne, la ne riserva dei momenti allegri e dei momenti pieni di spine. L'importante è lei avere la, la capacità, la volontà, la forza di de superarle Denar le spine, di andare avanti. Ecco perché dico, lucciole nella notte scura. Che non gliene ne capù fra l'altro. Che luciole. non è, eh, pre, la, la occupai no? tutte fra l'altro, eh. l'avemmo la eliminate. Eh. Quando, quando che dico che è il cor che canta, che spera, voglia di luce, di vita e di amor, ma è evidente che ogni uomo ha voglia di vita, ha gavoia di luce, ha voglia di amore. E di amore ancora, ma anche che ne ha bisogno di amore, che guerra dappertutto, che fame dappertutto, dappertut. e, e l, la parola amore nel momento in cui il, il te la dici, i te la fa intendere o te la fa vedere solamente per eh, aspetti esteriori. per aspetti esteriori, che non stai chi a ah, narra bene, Questo non le... significa che a me non mi nome piazza eh. gli aspetti esteriori, però la parola amor ha un significato molto complesso l ha, l ha un significato del noi, non dell'io noi, amor, noi, verso il noi verso gli altri quindi la poesia ha questa capacità anche e quando che dico che le sentimenti e gli bianchi bianchi de, destendui de al sol quindi le, il poeta o chi che che scrive, che tira fuori quel che è dentro, nel momento in cui lo espone, le come l'insol, le come l'insol distendue al sol Il lenzuolo, ecco, tanto per tradurlo in italiano, ecco, perché lenzuolo. adesso interrompendo questa atmosfera così lirica, perché purtroppo io debbo adesso lasciare il contenuto andare sulla forma, devo dire che per quanto riguarda la forma, eh, questa poesia non ha grosse difficoltà, nel senso che non ci sono parole particolarmente difficili. Sono quasi tutte uguali all'italiano, soltanto abbiamo la parola linzoi, ecco linzoi ancora l'accento tonico sulla o e l'accento aperto, linzoi, non linzoi, ed estendui, eh, l'accento tonico sulla u. Ecco, per il resto sono parole che comp sono comprensibilissime. Naturalmente, certe parole tipo lucciole, tipo farfalle perdono il raddoppiamento. Ecco, direi che a questo punto. Potremmo dire che il nostro incontro è finito, eh, voglio solo in conclusione presentarvi dieci vocaboli perché sarà il mio compito alla fine di ogni incontro presentarvi dieci vocaboli dialettali. I dieci vocaboli che vi presento questa sera sono questi: af, l'ape, coram, accento tonico sulla cuoio. Il ganf, ma è un gran ganf alla gamba, il ganf è il classico crampo, no? che però vorrebbe dire anche eh, granchio. Laser, ecco, stiamo su laser, non lezer, perché lezer è un altro. Laser, eh, laser, accento fonico aperto e accento tonico sulla prima E, vuol dire leggere. Poi mitz, con una Z, si potrebbe volendo anche raddoppiarla questa Z, vuol dire bagnato fradicio. Poi peloia. Eh, Peloia, quando i capelli sono pochi, ecco qui abbiamo due rappresentanti, testa pelata. Rugant, eh, con l'accento tonico sulla A, il maiale. Snasar, con l'accento tonico sulla seconda A, vuol dire annusare, odorare. Poi c'è il trabacom, ecco attenzione qui c'è l'accento tonico sulla O ma l'accento è chiuso, trabacom, non trabacom, quindi accento fonico chiuso, è l'intrigante, l'imbroglione, e poi c'è il volt, con l'accento aperto, l'avvolto, il locale che sapete si trova molto da queste nostre parti, in cui a volte c'è la cantina, c'è il locale dove si fa filò, eccetera, eccetera. Quindi... Alla vostra attenzione ho portato questi vo dieci vocaboli. La prossima lezione ne avremo altri dieci, avanti così, finché cercheremo di completare un bel vocabolarietto dialettale trentino alto gardesano, perché devo dire poi che molti di questi vocaboli, se ci spostiamo in altre zone vicine a noi, cambiano un po' nella pronuncia, cambiano anche a volte nella scrittura. Per cui ricordandovi che per imparare il dialetto non è mai, non è mai troppo tardi. Ringrazio Gilberto per questa sua presenza che avremo ancora nei prossimi giorni e naturalmente ringrazio coloro che hanno voluto e han avuto la pazienza di ascoltarci e arrivederci alla prossima. Saluti.